Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di valvole termostatiche smart, esattamente le valvole termostatiche smart della Morex, una marca che ritengo ottima. L'ho acquistata su Amazon, quindi vi lascio il link in descrizione nel caso vogliate dargli un'occhiata o acquistarle. La differenza dalle altre è il prezzo, che comunque è molto più basso delle marche più rinomate, ma hanno le stesse funzioni, sono facili da utilizzare, hanno un'app molto semplice, quindi intuitiva. Veramente mi hanno fatto entusiasmare per il loro rapporto qualità, prezzo e prestazioni. Le valvole smart sono, diciamo, utili per andare a risparmiare qualche soldino nell'arco dell'inverno. Questa è la confezione, con all'interno una valvola smart e un hub per collegare le valvole al nostro wifi di casa. Ovviamente dopo potremo andare ad acquistare solo le singole valvole in base a quante ce ne servono, quante ne vogliamo mettere sui nostri termosifoni. Quindi ci basterà acquistare la confezione con un hub, perché tanto supporta fino a 16 valvole e non penso che a uno ne servano di più. Nel caso deve acquistare due confezioni con due hub, però più di 16 termosifoni è difficile che uno ne abbia in casa, quindi acquisteremo una confezione così più quelle che ci servono singole o che vogliamo andare a mettere, perché non siamo obbligati a metterle in tutti i termosifoni. Possiamo decidere solo di mettere magari in una stanza piuttosto che in un'altra, mentre nel resto della casa non mettere assolutamente niente, perché comunque sono indipendenti. Allora adesso diamo un'occhiata veloce cosa c'è nella confezione, poi vi faccio vedere come andare ad attivare tutto il sistema. Allora, nella confezione, quella con l'hub, troviamo all'interno, vedete la confezione molto carina, semplice ma carina, anzi vedete anche sopra la confezione che questi dispositivi sono compatibili sia con Amazon Alexa, Google Assistant o col protocollo FTTT. Quindi potremo andare a comandare le nostre valvole, quindi andare a aumentare o abbassare la temperatura solo dicendolo ad Alexa o a Google Assistant. Allora, troviamo il manualetto di istruzioni col certificato di garanzia, poi troviamo l'hub, che sarebbe quello che è il dispositivo che va a connettersi con il nostro router di casa, poi vi faccio vedere a connetterlo. Poi troviamo la nostra valvola termostatica con il suo display. E qua all'interno troviamo, in questa scatoletta, un cavetto USB, micro USB, e un alimentatore e i vari accessori per andare a collegare, vedete, le varie riduzioni o meno in base al tipo di termosifone che avete, o meglio al tipo di attacco che avete nel termosifone, perché potrebbe andare bene direttamente questo, tipo nei miei va bene direttamente senza mettere nessun adattatore, nessun riduttore. Se invece avete necessità, usate uno dei riduttori o adattatori che ci sono all'interno della confezione in base al vostro termosifone. Quindi abbiamo il manuale di istruzione, che purtroppo è solo in tedesco e in inglese, quindi vabbè, purtroppo manca l'italiano. E adesso vi faccio vedere ad attivare il tutto. Allora, per prima cosa dobbiamo andare a scaricare l'applicazione, quindi andremo sul nostro Play Store o sul nostro App Store in base al dispositivo che abbiamo, se è un dispositivo iOS o Android. Quindi scaricheremo l'applicazione Miros, che è la marca del nostro dispositivo, questa marca che fa molti prodotti per far diventare le nostre case smart. Quindi è un'applicazione unica che fa funzionare un sacco dei suoi prodotti. In questo caso vi faccio vedere questi, ma vedrete poi quando installerete l'applicazione che vi dà una lista molto lunga di dispositivi compatibili, o meglio dispositivi di Miros per far diventare la vostra casa una casa smart. Allora installiamo l'applicazione. Una volta installata l'applicazione andiamo ad aprirla, e l'applicazione è questa. A questo punto andremo a creare il nostro account, in questo caso io ce l'ho già, quindi mi fa accedere, altrimenti prima di accedere per il primo utilizzo vi fa creare un account dove dovrete solo mettere la vostra email e basta, praticamente è una password, quindi una cosa veramente semplice. Una volta che avete creato il vostro account avrete questa schermata. Questa schermata, iniziamo a fare il più in alto a destra e vedete che ci fa a collegare i dispositivi che abbiamo di questa marca, cioè Miros. Vedete quanti ce ne sono. Nel nostro caso cosa dovremo andare ad attivare? Andremo ad attivare Smart Thermos Valve, quindi andremo ad attivare questo. A questo punto ci chiede se abbiamo già installato lo Smart Hub, perché potrebbe essere una valvola che stiamo andando ad aggiungere. Se invece è la prima attivazione, dovremo installare anche apposta il dispositivo wireless. Allora, quindi a questo punto facciamo prosegui. E cosa ci chiede?
ci chiede di collegare ovviamente il dispositivo alla corrente, quindi andremo a collegare il nostro dispositivo a una presa di corrente. Una volta collegato il nostro dispositivo, ok, vedete che il dispositivo lampeggia e, come anche l'applicazione ce lo dice, entro 5 secondi il LED inizierà a lampeggiare lentamente in ambra e in verde. E infatti così è. A questo punto, vedete? A questo punto vedete che ci fa creare la rete Wi-Fi. Dovremo andare a connetterlo al nostro Wi-Fi, quindi andiamo alle impostazioni Wi-Fi. Accediamo nelle impostazioni Wi-Fi del nostro telefono, andiamo a selezionare Miros, vedete comunque l'unica sigla Miros che abbiamo. Ok, connesso con successo, fai clic per tornare all'applicazione Miros. A questo punto ha trovato il nostro Wi-Fi e ci chiede la password per il nostro Wi-Fi per accedere appunto alla nostra rete domestica. A questo punto, una volta che abbiamo trovato il nostro Wi-Fi e messo la nostra password, facciamo prosegui e aspettiamo che il dispositivo si connetta. Una volta connesso, vedete che il LED diventerà fisso. Adesso lo sta connettendo. Ok, connesso. Vedete che il LED adesso è fisso, quindi il dispositivo è connesso alla nostra rete domestica. Quindi a questo punto facciamo fatto e abbiamo connesso il nostro dispositivo Wi-Fi. Adesso qua possiamo decidere se guardare o meno il manuale. Facciamo di no. Non ho bisogno di aiuto, quindi sì, ho fatto. A questo punto ci chiede di guardare le nostre valvole che andiamo ad installare, quali sono, se sono la versione 1.0 o la versione 3.0. Questo lo troviamo sulla confezione, vedete che qua c'è scritto versione 3.0, quindi se sulla confezione avete versione 3.0 andate a cliccare la voce 3.0, altrimenti la versione 1.0. quindi a questo punto, per far funzionare la nostra valvola, però mi stavo dimenticando, vanno inserite due pile stilo. Ok, quindi andiamo a mettere subito le pile stilo nella nostra valvola. Perfetto. Ok, adesso lei fa tutta la sua attivazione. A questo punto andiamo a cliccare due volte sul nostro dispositivo Wi-Fi, il LED inizierà a lampeggiare. A questo punto lui è pronto per avere l'abbinamento di una valvola, quindi andremo ad accendere la valvola col tasto d'accensione finché il display si accende. A questo punto facciamo prosegui e andiamo a cliccare sul tasto M per 5 secondi. A questo punto clicchiamo col tasto in alto a destra e vedete che appare una barretta qua sopra e la valvola si sta abbinando con il nostro dispositivo. Quindi abbiamo fatto, aspettiamo che i due dispositivi si connettano uno con l'altro. Ottimo, vedete che è uscita anche la notifica che è stato aggiunto il dispositivo. Quindi possiamo fare, qua possiamo dare il nome al dispositivo, quindi andiamo a chiamarlo Camera Sara. Ok, facciamo fine e abbiamo finito tutto quello che è l'abbinamento della nostra valvola con il nostro sistema Wi-Fi. Quindi possiamo aggiungere un'altra facendo aggiungi un altro, o addirittura finire e abbiamo finito l'abbinamento. A questo punto nell'applicazione vedete che abbiamo Smart Thermostat Raffreddamento. Se noi clicchiamo qua, questo è quello che la valvola in questo momento, vedete che lei rileva 23 gradi in questo momento, è in raffreddamento, cioè praticamente è spenta perché è puntata a 22 gradi. Quindi potremo andare a aumentare i gradi direttamente dal cerchio, quindi vedete possiamo andare a 30, 27, i gradi che vogliamo, o addirittura avere queste funzioni preimpostate, quindi tipo non so, vedete caldo 22, freddo 20, 15 economica. Però possiamo andare a modificarle, perché se noi clicchiamo qua a destra, cosa andiamo a selezionare? Se facciamo modalità temperatura, vedete che abbiamo caldo 22, freddo, queste sono le tre impostazioni. Quindi se le andiamo a modificare, tipo mettiamo che io qua vado a mettere 21, ok, salva. A questo punto se torno qua vedete che abbiamo 21 sul pulsante caldo. Quindi possiamo avere queste tre impostazioni predefinite o andare a selezionare direttamente dal cerchio la temperatura. Qua in alto a sinistra abbiamo la temperatura esterna, quindi 7 gradi in questo momento all'esterno. Qua possiamo andare a accendere o spegnere direttamente le nostre valvole, vedete on off, quindi la possiamo spegnere o accendere. Manuale ovviamente, adesso è selezionato manuale perché appunto possiamo andare a selezionare noi i gradi manualmente, spostare, vi dicendo, andare su auto, quindi andare a impostare quelle che sono state le nostre impostazioni in automatico. Adesso torniamo in manuale.
Se noi qua torniamo al menu, possiamo attivare queste due funzioni, vedete? Queste due funzioni sono una che ci segnala se la batteria è scarica, quella all'interno della valvola, e poi l'altra funzione ci darà una notifica nel cellulare se abbiamo una finestra aperta. E funziona, devo dire, funziona davvero. Pensavo fosse più una cosa stupida, invece funziona. Qua abbiamo programmi, quindi potremo andare a programmare quello che è... le funzioni settimanali, gli orari, tutto quello che vogliamo a livello di programma del lavoro della nostra valvola, se non la vogliamo utilizzare in manuale. Un'altra cosa che volevo farvi vedere, che quando siamo in queste impostazioni possiamo fare scenari, andare ad aggiungere gli scenari, quindi andare a decidere come organizzare tutto il nostro ambiente. Qua abbiamo la runtime, quindi anche qua possiamo andare a dare dei cicli alle nostre valvole, a livello di temperature, giorni e via dicendo, cioè tutte queste cose di automazione. Se no lasciamo su manuale e andiamo con il nostro smartphone a selezionare e a decidere noi i gradi, le temperature e via dicendo. Quindi le possibilità sono veramente infinite. Soprattutto poi un'altra cosa bella, che ovviamente qua se vado a fare più vado ad aggiungere un'altra valvola, quindi poi l'altra valvola la chiameremo con un altro nome, possiamo aggiungere fino a 16 con un solo dispositivo, se no ci vogliono due dispositivi di questi, ma 16 valvole mi sembrano fin troppe per un'abitazione. Un'altra cosa che volevo farvi vedere sono gli aggiornamenti firmware. Ecco qua, vedete, aggiornamento del firmware. Nel caso ci fosse un aggiornamento, in questo caso non ci sono aggiornamenti disponibili perché è già aggiornato, se no fa anche l'aggiornamento firmware del dispositivo, della scatoletta, o meglio del dispositivo, fai la chiamo la scatoletta perché sembra una scatolettina vuota. Qui abbiamo Amazon Alexa, qui ci spiega come andare a collegare Amazon Alexa al nostro dispositivo, diciamo usando una skin apposta che viene installata, e stessa cosa con Google Assistant, ci fa vedere come andare a collegare Google Assistant nel caso utilizziamo Google. Poi la cosa interessante è che comunque l'applicazione è in italiano. Una cosa che dovete assolutamente ricordarvi quando le andate a montare sul calorifero, che il pistone sia all'interno della valvola. Vedete che adesso è all'esterno, perché in poche parole lei starebbe chiudendo il calorifero. Quindi per andare a montarla sul calorifero impostate una temperatura alta, tipo 32 gradi, e aspettate che il pistoncino vada all'interno della valvola, perché impostando 32 gradi il pistoncino rientra, perché darebbe, diciamo, la possibilità all'acqua di entrare nel calorifero, perché sennò non riuscite a montarla, perché se il pistoncino è fuori dovrete fare una forza immane per schiacciare dentro il pistoncino del calorifero con questo pistoncino che è all'esterno. Ok, vedete che il pistoncino sta rientrando, ci vuole un attimo, e non è che è istantaneo, non è che come modificate una cosa qua la valvola la modifica istantaneamente, ci vuole un po' di secondi, anche quasi il mezzo minuto abbondante prima che il comando arrivi alla valvola. Quindi se non ve lo fa subito non spaventatevi, è normale così. Vedete che adesso il pistoncino è all'interno, quindi essendo all'interno della valvola possiamo andare a montare tranquillamente la valvola sul nostro calorifero, perché altrimenti ci troveremo il pistoncino all'esterno e non riusciremo a montarlo, perché non riusciamo a fare abbastanza forza per andare a schiacciare la valvola, e poi comunque andremo a montarla in maniera errata. Quindi questo deve essere all'interno, quindi mettete una temperatura alta a caso, 30 gradi, lui va dentro, ci vogliono anche un 40 secondi abbondanti, non spaventatevi, è normale così. Montate, richiudete, dopo allora andate a impostare le temperature che avete intenzione di mettere in quella stanza. Quindi ragazzi, questo era per farvi vedere queste valvole della Miros, che secondo me sono eccezionali, come altri dispositivi della Miros che ho provato. Veramente il rapporto qualità prezzo è ottimo, a differenza di altre marche che costano tanto, queste costano molto meno. Mi sembra che siamo intorno ai 60 euro per la confezione, quella con il lab e la valvola, e mi sembra, se non sbaglio, intorno ai 40 euro per la confezione solo con la valvola. Mentre sapete che altre marche più prestigiose costano molto di più, però spesso Amazon questa marca la mette in sconto, soprattutto negli sconti giornalieri. Io infatti l'ho presa in sconto e l'ho pagata veramente poco. Vi lascio il link di Amazon in descrizione, così se le volete acquistare dagli un'occhiata. Secondo me, se avete intenzione di mettere delle valvole termostatiche, queste sono veramente ottime per rapporto qualità-prezzo. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale queste valvole termostatiche, rapporto qualità prezzo super, vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial. Ciao!